Buongiorno da Matteo Fantozzi a tutti i lettori di Serie B News. Siamo a poche ore dalle partite delle 15 di quest'altra giornata strepitosa del campionato cadetto. C'è un appunto interessante da fare. Ieri sera si è giocato l'anticipo Perugia-Spezia, gara terminata 0-0, situazione che sicuramente potrà voler dire qualcosa di importante. Qualora infatti oggi il Frosinone andasse a vincere la sua partita, porterebbe il divario tra la terza e la quarta a 10 punti, di fatto annullando i playoff a poche giornate dalla fine. Qualora questa distanza, fosse mantenuta da qui alla fine del campionato, i playoff non si disputerebbero, rendendo vana la corsa di tutte le altre. Ma andiamo un attimino a vedere quali sono le partite che si giocheranno oggi. Si parte alle 15 con Entella Verona, Ascoli Benevento, Avellino Bari, Brescia Latina, Carpi Salernitana, Cesena Novara, Frosinone Trapani e Vicenza Ternana. La giornata viene completata dalle gare delle 17:30 di domani SPAL Pro Vercelli e dal Monday Night Pisa Cittadella, che si giocherà lunedì alle ore 20:30. Ora andiamo a riepilogare un attimino la classifica. La SPAL in testa a 74 punti, segue il Verona a 69, Frosinone a 68, appunto come dicevo, si è portata a più 7 dal Perugia che è quarto a 61, Benevento a 58, seguono Cittadella a 57, Spezia a 56, Carpi a 55, Bari e Salernitana, Entella a 51, Novara a 50, Cesena a 49, Provercelli a 47, Ascoli, Brescia, Avellino a 45. In zona play-out al momento ci sono Trapani a 44 e Vicenza a 41. Chiudono la classifica le tre retrocesse al momento: Ternana a 40, Pisa a 30 e Latina a 30, Pisa a 34, scusate, e Latina a 30. Sicuramente sarà una giornata molto entusiasmante e sicuramente una delle partite più interessanti da seguire sarà quella del Romeo Menti, dove si gioca un Vicenza Ternana che sa di spareggio per rimanere in questa categoria. Di sicuro chi vince fa un passo importante verso quantomeno i playoff e chi perde potrebbe essere ormai condannato e non avere opportunità di ripetersi. Molto importante ovviamente è Frosinone-Trapani. Il Frosinone con una vittoria, come vi ho già detto, si porterebbe a più 10 dal Perugia, di fatto annullando i playoff e rendendo vana la corsa di tutte le altre squadre. Da parte sua però trova un Trapani che, nonostante la zona in play-out, è una delle squadre che ha fatto più punti nel girone di ritorno, una delle squadre che ha giocato il miglior calcio nel 2017 e che ha un allenatore che è Alessandro Calori, che sta facendo vedere veramente cose egregie. Interessantissima anche la sfida della seconda in classifica Verona, che va in casa di un Entella che nelle ultime quattro partite ha raccolto un solo punto. In settimana è arrivato un po' a sorpresa l'esonero di Roberto Breda, che era stato confermato più volte. La dirigenza della squadra ligure ha deciso di portare al suo posto e promuovere così l'allenatore della primavera, Paolo Castorina, che in settimana ha voluto rimarcare nella presentazione e poi nella conferenza di ieri, che vi abbiamo mostrato anche con dei video, il fatto che l'Entella ripartirà dai suoi giocatori, dalle condizioni giuste e soprattutto dall'impiego di questi giocatori nei ruoli chiave, nelle posizioni giuste. Tante altre partite interessanti le potrete seguire tutti con noi in diretta live, grazie anche alla collaborazione con Diretta Gol. Dopo le partite avremo le pagelle, avremo i contributi esclusivi e tantissime altre situazioni molto interessanti, ma non vi ricordo di non perdervi, soprattutto domani, la gara SPAL Pro Vercelli, che potrebbe voler dire addirittura con 2 giornate d'anticipo promozione diretta in Serie A per la squadra di Leonardo Semplici. La SPAL, va ricordato, che è una neopromossa, sta comandando il campionato di Serie B, sta facendo delle cose veramente importanti, si meriterebbe veramente la Serie A. È una soddisfazione che manca al popolo di Ferrara ormai da tantissimi, troppi anni. Vedremo soprattutto poi se ci sarà qualche indecisione dal punto di vista dei tecnici. Alcune panchine traballano, alcune sono più sicure, sicuramente situazioni un po' incerte, soprattutto a Benevento, dove, nonostante una piccola ripresa, sono stati mesi un po' complicati. Nonostante tutto, una squadra che viene dalla Lega Pro e che è quinta a questo punto del campionato, non gli si può rimproverare niente a Baroni, che ha mostrato di avere un calcio molto molto interessante e di avere delle idee concrete. Sarà poi il momento di vedere in campo diversi giovani molto interessanti. Voci di mercato in settimana ci hanno detto che la Juventus sta trattando la cessione in prestito per la prossima stagione di Orsolini al Pescara, dove potrebbe rimanere in Serie B. Col Pescara, ricordiamolo, retrocesso già matematicamente dalla Serie A al campionato cadetto, potrebbe rimanere anche l'altro giovane Castanos, il cipriota, che è arrivato a gennaio, ha giocato abbastanza, però avrebbe in Serie B la possibilità di giocare con continuità. Vi ringrazio per il vostro affetto che ci dimostrate sempre, sia su Facebook sia con le visite che fate su seriebnews.com. Vi invito a seguirci ancora.
E questo è solo il primo di uno dei tanti video che vogliamo fare per tenervi sempre più al centro del mondo della Serie B. Buona giornata di calcio a tutti!